Buonasera a tutti e bentornati nell'appuntamento odierno con l'informazione locale di Arrete Avidotaro, in collaborazione con TG Parmense. Durante il convegno organizzato il 15 ottobre a Parma dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC, e dall'Unione Parmense degli Industriali, UPI, si è discusso del progetto di creare un sistema aeroportuale integrato in Emilia-Romagna. Questo modello mira a razionalizzare il traffico aereo regionale e a supportare gli scali minori durante i picchi di domanda, offrendo una soluzione alla congestione che affligge gli aeroporti principali. La proposta punta a creare sinergie tra gli aeroporti della regione, migliorando l'efficienza e la sostenibilità del trasporto aereo, con un occhio di riguardo per le persone con mobilità ridotta. Nel corso dell'assemblea si è sottolineato come l'Emilia-Romagna potrebbe diventare un esempio nazionale per lo sviluppo del trasporto aereo e il presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, ha ribadito l'importanza di adottare soluzioni innovative, come l'intelligenza artificiale, per migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema aeroportuale. E questo weekend ci sarà l'11ª Fiera del Tartufo di Bedonia. Ce la introduce il sindaco di Bedonia, Giampaolo Serpagli. Parte con questo weekend l'11ª Fiera del Tartufo, si chiude di fatto l'autunno gastronomico valtarese, cominciato a Borgotaro con la Fiera del Fungo, proseguita ad Albareto e ora la nostra Fiera del Tartufo. Negli ultimi anni abbiamo notato un aumento di interesse su questo importante prodotto locale e soprattutto lo troviamo nei nostri ristoranti in per diverse mensilità durante l'anno e quindi questo ci fa piacere perché vuol dire che è un prodotto apprezzato, tipico nostro. Dopo i primi anni di fiera dedicata soprattutto all'aspetto scientifico, quindi allo studio del nostro micete, ora da un po' di anni alterniamo aspetti all'interno della fiera culturali, aspetti enogastronomici con diversi show cooking e aspetti, diciamo, di gioco e principalmente di fiera per i nostri ospiti più piccoli. Anche quest'anno replichiamo, crediamo che siano due weekend interessanti per tutta la Valtaro, perché in questi weekend notiamo che si riempiono i nostri locali, che diversi cittadini di tutte le parti del nord Italia vengono ad ammirare i nostri posti, a farsi qualche passeggiata nei nostri boschi e credo che sia per noi positivo questo fatto. Naturalmente sono due weekend impegnativi. La nostra assessore al turismo ci ha dedicato molte delle proprie energie e tutta l'amministrazione comunale si sta dedicando ad allestire nel migliore dei modi il paese per questi due importanti fine settimana in cui ci auguriamo che tutti i locali, tutte le nostre attività commerciali si riempiano di persone. Durante l'assemblea regionale di ANCI Emilia-Romagna, svoltasi ieri, 15 ottobre 2024, Marco Panieri, sindaco di Imola, è stato eletto nuovo presidente dell'associazione. Nel suo intervento, Panieri ha ringraziato per la fiducia ricevuta, esprimendo l'impegno a proseguire il lavoro dell'associazione. Il presidente uscente, Luca Vecchi, è stato ringraziato dalla struttura di ANCI e dal Consiglio regionale, oltre che dal nuovo presidente Panieri, per il lavoro svolto dal 2021 a giugno 2024. Nel Consiglio regionale, a rappresentare il territorio parmense, oltre al sindaco di Parma, Michele Guerra, come membro di diritto, sono stati eletti il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza, il sindaco di Roccabianca, Alessandro Gattara, e il sindaco di Bedonia, Giampaolo Serpagli. E adesso il giornalista Gianni Barbacetto, coautore di un libro su Mani Pulite, lo ha presentato durante una conferenza presso l'Istituto Zappafermi e la sede dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno. Ce ne parla in questa intervista di Monica Pellerano. Il noto giornalista Gianni Barbacetto ha trascorso una giornata intensa in Valtaro, iniziando con una visita all'Istituto Zappafermi di Borgotaro, accompagnato dal dirigente Ignazio Raineri, dalla vicepreside professoressa Maria Giuliana Anelli e dai docenti, Barbacetto ha incontrato le classi quinte,
discutendo con loro degli eventi cruciali degli ultimi 30 anni della storia italiana. Nel pomeriggio, presso la sede dell'Unione dei Comuni Taroceno, ha presentato il libro Mani Pulite, scritto insieme a Peter Gomez e Marco Travaglio. L'evento, organizzato dall'Associazione Emanueli e dal Pio Istituto Manara, si è svolto nell'ambito della rassegna letteraria Una luce nel buio, dedicata ai protagonisti dell'impegno civile. La presentazione è stata moderata da Pietro Baldi, vicepresidente dei giovani dell'Aula Studio, affiancato da Giuseppe Marletta. Mani Pulite è stata una grande indagine che ha scoperto il sistema della corruzione che vigeva nella Prima Repubblica, parliamo negli anni 80, inizi anni 90. Oggi il sistema è cambiato, la corruzione non è stata debellata, ma continua, ad esserci e ci sono meno strumenti per combatterla. Oggi i magistrati e le forze dell'ordine, hanno meno armi per opporsi alla corruzione. Ma chi sono oggi i pentiti, i Mani Pulite? C'è una sorta di revisionismo storico, che 30 anni dopo, quasi si vergogna, di una stagione che è stata una stagione di grandi speranze, perché forse per la prima volta nella storia italiana dal dopoguerra ad oggi la legge era diventata uguale per tutti. Mani Pulite è stato questo, dimostrare ai cittadini che in galera non andavano solo i poveri cristi, ma anche i potenti potevano essere soggetti alla legge. Ecco, oggi questo è un po' in crisi. Oggi, ogni volta che un'indagine tocca un politico o comunque un colletto bianco, ci sono grandi polemiche e si dice non che la politica è corrotta, ma che i magistrati vogliono far guerra alla politica. Ecco, lei ha detto l'Italia dimentica in fretta, ma l'Italia ha veramente dimenticato Mani Pulite? Sì, Mani Pulite è stata dimenticata, da una gran parte dell'opinione pubblica, è stata tradita da un'altra parte che invece appunto non vede l'ora di raccontare quella stagione, nel suo opposto, dicendo che c'è stata una guerra. Ecco, io oggi sento tanto parlare di scontro tra politica e magistratura. In realtà non c'è nessuno scontro tra politica e magistratura. I magistrati fanno il loro lavoro, fanno le indagini, ogni tanto, raramente, riescono a scoprire qualche fenomeno di corruzione e mettono sotto indagine un politico. Da quel momento in poi la politica assalta la magistratura, ma non è guerra tra due uguali, è bullismo della politica nei confronti della magistratura che fa il suo mestiere. Poi, per Ecco, carità, ci sono anche molti magistrati che non fanno bene il loro lavoro, che sbagliano, che assolutamente. per carità, assolutamente quello, non è che la magistratura è come corpo perfetto, assolutamente no questo. Ci sono state anche delle così supposizioni, no, intorno a Mani Pulite di complotto. Cosa ne pensa? È una cosa meravigliosa questa cosa di vedere complotti dappertutto, è molto di moda oggi, basta guardare cosa succede negli Stati Uniti, dove il complottismo è veramente. Però qui siamo quasi al terrapiattismo, cioè raccontare un complotto di magistrati che fanno una sorta di golpe, addirittura si è parlato di golpe, per far morire la Prima Repubblica e per far andare al potere non si sa chi, Berlusconi, perché poi Berlusconi è stato qui, il complotto forse è stato organizzato da Berlusconi. No, non c'è stato nessun complotto, ci sono state delle occasioni particolari, storiche, che in un certo momento a cavallo tra il 92 e il 93 ha permesso ai magistrati per la prima volta nella storia italiana di fare delle indagini.
Domenica 20 ottobre, nell'ambito della Festa della Castagna a Varano Marchesi, si terrà un laboratorio itinerante organizzato da Essere all'Altezza. L'evento, ospitato dalla Proloco, sarà dedicato ai più piccoli, che potranno sperimentare materiali naturali come ghiande, foglie e sassi per creare uno scrigno autunnale, un simbolo della stagione. L'attività, aperta dalle 14:30 in poi, invita i bambini a partecipare con i genitori per esplorare i colori e le meraviglie del bosco, in un'esperienza creativa e sensoriale. E passando ad altro, sono due le grandi sfide per il futuro del centro diurno Arcobaleno a Borgotaro e riguardano la residenzialità e l'inserimento lavorativo dei disabili. Dopo il percorso scolastico, le possibilità di impiego per i disabili in un territorio già complesso sono limitate, mentre la residenzialità è ancora da definire. Abbiamo parlato di questi temi e della loro importanza con il coordinatore del centro, Ernesto Vignali. Stavo dicendo, nel nostro territorio, esistono poche esperienze di residenzialità strutturata e questo sarà l'impegno per il futuro. Vediamo come, la disabilità è una dimensione che ci sarà anche in futuro all'interno delle nostre comunità, non è una dimensione che va a scomparire, ma anzi. Emergono nuove disabilità con nuove problematiche e di conseguenza dobbiamo già pensare in una prospettiva di programmazione quello che potrà accadere nei prossimi anni. Credo che la sfida sia proprio questa, cioè l'impegno affinché le comunità si facciano carico delle persone disabili. Dico sempre, una catena è forte nella misura in cui è forte il suo anello più debole e di conseguenza per le persone disabili dobbiamo smettere un po' quel senso di delega, di se ne occuperanno gli altri, che purtroppo nel tempo ha un po' contraddistinto la nostra azione, il nostro lavoro. Ecco. Sicuramente è un settore di intervento complicato e che richiede anche caratteristiche personali specifiche, però sono anche convinto che sia necessario un percorso culturale in questo settore, un percorso culturale che davvero ci porti a mettere al centro della nostra comunità, perché parlo proprio di comunità, perché non siamo delle realtà ancora anonime come possono essere le città grandi, ma siamo delle comunità dove le relazioni sono l'elemento caratterizzante, la ricchezza. Noi abbiamo un territorio che da un punto di vista di volontariato esprime tantissimo, quindi un'attenzione a tutti i settori del vivere civile. Questo è un ambiente, un contesto che secondo me nel futuro ci potrà vedere ancora protagonisti per riuscire a dare una risposta adeguata anche ai bisogni, appunto, delle famiglie delle persone disabili e dei membri che la compongono. E con questo termina il notiziario, ma non cambiate canale perché dopo la pubblicità andrà in onda la seconda parte, dedicata a eventi, cultura, sport e curiosità. E con questo ci ritroveremo di nuovo con voi dopo gli spot. L'oro della Valceno è pronto a risplendere nei due weekend del 19, 20 e 26, 27 ottobre. Fiera del Tartufo di Bedonia, un'occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina, delle tradizioni e del divertimento. L'evento ha tante proposte pensate per grandi e piccini, moto per bambini, aperitivo speciale, l'aperitartufo, pranzi a tema e gli show cooking. Non mancheranno gli stand enogastronomici, i laboratori creativi, il trucca bimbi e tanti momenti dedicati ad arte e cultura. Per rendere l'atmosfera ancora più vivace ci saranno spettacoli e intrattenimenti per tutte le età. Se tutto questo non ti ha ancora convinto, ricorda, la Fiera del Tartufo ha molto di più in serbo per te. Bedonia ti aspetta nei weekend del 19, 20 e 26, 27 ottobre per scoprire l'oro della Valceno. Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici.
come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti. Creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre. Le nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Vertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. Hai un'azienda o abiti in un comune della Val di Taro? Gassels Energia ha un'offerta impensabile per te. Passa a Gassels Energia le tue utenze luce e gas e avrai uno sconto del 40%. Contatta subito Gassels Energia, il tuo fornitore di fiducia in Borgo Val di Taro. Supermercato Carrefour, bella tradizione di Bedonia, vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. Potete scegliere tra due punti vendita in valle, uno storico a Bedonia e il secondo di recente apertura a Isola di Compiano. Vi aspettiamo! È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Corridoni 38. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Gruppo Optimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Optimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Optimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta, continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di RTA Videotaro, con la seconda parte del notiziario dedicata ad arte, sport, culture e curiosità. Prima di proseguire con le notizie, andiamo a vedere la programmazione di RTA Videotaro per oggi e domani sera. Questa sera alle 20.45 ci sarà Insieme per Vivere, con ospiti il dottor Luca Berni, dirigente medico di ortopedia traumatologia all'ospedale di Borgo Taro, e il dottor Federico Liuni, dirigente medico sempre di ortopedia traumatologia presso il Santa Maria di Borgo Taro. Alle 21.30 è ora di musica e poesia. Alle 22.30 c'è la replica del TG. Alle 23 vi aspetta Balla che ti passa. E a mezzanotte si chiude con Rivediamoli 1999. Per quanto riguarda domani, invece, alle 20.40 ci sarà Protagonisti nel mondo. Alle 21.30 c'è Driver TV. Alle 22.30 la replica del notiziario. Alle 23 va in onda Balla che ti passa. E a mezzanotte si chiude con Rivediamoli 1999. E passiamo ora al resto delle notizie. Il liutaio di Belforte, Giorgio Gigliotti, ci racconta adesso del Museo del Vetro, dell'associazione Bormioli Rocco. Poi io faccio parte tuttora, ma anche allora ero membro dell'associazione. L'associazione Medaglie d'Oro Bormioli Rocco. Eravamo 300 o 400 iscritti.
abbiamo proseguito l'attività con un impegno di costruire un museo del vetro, ma non un museo virtuale o solo cartaceo, un museo reale. Perché reale? Perché collaborando con la Sovrintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, abbiamo trovato diciamo, un responsabile che ci teneva e si è ottenuto il vincolo. È arrivato il vincolo da Roma e quell'area era è ancora tuttora destinata area museale. E lì, nel frattempo, io avevo iniziato, conoscendo molte aziende, a fare rientrare a Parma dei particolari per arrivare a costruire realmente un museo del vento, far vedere ai visitatori come si produce il vetro, ma con la macchina reale. E ne ho fatte rientrare due o tre, che installate al piano del forno, c'era tutta l'area produttiva visitabile realmente. E ancora adesso siamo dietro, perché quando c'è da spendere dei soldi tutti ci vanno adagio, giustamente, però lì è destinata esclusivamente ad area museale, per salvaguardare un pezzo di storia di archeologia industriale. E tuttora, siamo cambiati, non essendo più dipendenti di un'azienda o l'azienda non c'è più, siamo diventati dei no profit, API. E tutti gli anni facciamo delle iniziative a scopo benefico, cercando di tenere viva e visibile diciamo, quello che è un museo a Parma, coinvolgendo anche l'università. Abbiamo coinvolto e coinvolgeremo ancora gli istituti d'arte, gli istituti tecnici, le facoltà di ingegneria, perché io personalmente ho curato i rapporti con due studenti che hanno fatto la tesi di laurea sul Museo del Vetro, tra i quali uno è il sindaco di Roccabianca. Ed è così che si conclude questa edizione del nostro notiziario. Non mancate di seguirci anche sui nostri canali social di RTA Videotaro tramite Facebook e YouTube. Per guardare in tempo reale il telegiornale, siamo ogni sera in onda alle ore 19 sul canale 89, oppure in diretta streaming sul nostro profilo Twitch. Vi ringrazio per averci seguito. Qui Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.